No, non c'è problema. Possiamo mangiare darti. Mister, ma siamo sicuri che non può giocare? Su quello siamo sicuri. Sembro in forma, ma dentro non sono in forma. Antonio Ciampa, Quotidiano del Sud. Sì, allora innanzitutto ben arrivato, in bocca al lupo naturalmente per la sua avventura. E naturalmente la mia domanda è riferita al momento del Catanzaro. Arriva in un momento difficile, bisognerà cercare di invertire la rotta. Naturalmente adesso è anche inutile, stupido probabilmente parlare di obiettivi, però insomma l'importante è cercare di cambiare il trend che in questo ultimo periodo è stato negativissimo. Come si fa? Allora, innanzitutto grazie per il benvenuto. Insomma, come ho detto nella breve chiacchierata, che è stata più che altro una presentazione, sono molto contento e onorato di essere qua a Catanzaro per vari motivi. Il primo è che avevo proprio voglia di tornare a lavorare, ero da un po' di tempo che ero fuori e il campo mi mancava, quindi sono molto contento per questo. Sono molto, molto contento per la grande storia, il blasone che ha il Catanzaro, e io che sono, insomma, sto a un'ora da qui da bambino, insomma, ho visto, so l'attaccamento che c'è nei confronti di, e il valore che c'ha questa società. Quindi, fatta questa premessa, sicuramente l'obiettivo è quello di invertire la rotta, insomma questo è fuori discussione. L'obiettivo nostro in questo momento, non possiamo parlare di obiettivi, l'obiettivo nostro è fare il massimo di quello che possiamo fare. Questo mi ha chiesto la società. Il massimo oggi non lo sappiamo neanche noi qual è. Però sicuramente faremo in modo di tirare fuori il meglio di quello che noi possiamo fare. Sento una grande responsabilità nei confronti innanzitutto della città, dei tifosi, perché le squadre di calcio poi sono dei tifosi. Io so quanto la gente è attaccata e vive per il calcio al sud, essendo un ragazzo del sud, quindi sento una grandissima responsabilità verso loro, verso chi mi ha scelto, e farò il massimo e più del massimo per ottenere il meglio. Senta, lo dicevamo prima, il momento non è dei più favorevoli, immagino che ha trovato anche uno spogliatoio, non lo so, mi dica lei qual è l'oggettivo esatto per definirlo, e immagino che quindi avrà dovuto lavorare magari anche e soprattutto di testa più che di gambe in questo momento. Sì, ho trovato effettivamente uno spogliatoio giù e ho dovuto effettivamente, insieme al mio staff, cercare di lavorare sulla testa, però ho trovato grandissima disponibilità da parte di questi ragazzi, che è quello che io ho chiesto a loro, e questo per me è un grandissimo punto di partenza. Adesso dobbiamo solamente lavorare. Gianfranco Giovani, di Catanzaro in forma. Mister, ovviamente raccolgo pure io al benvenuto. Grazie. Diceva ovviamente lavorare, si è lavorato sulla testa perché magari era difficile uno spogliatoio così, magari provato anche del vecchio tecnico, da questi sconvolgimenti che ci sono stati, però si è lavorato anche molto sul campo. Come ha risposto, come ha visto che la risposta della squadra in questo frangente, in questa settimana, con il cambio di filosofia che c'è stato dal vecchio tecnico Andrei, da due filosofie di calcio diverse, come ha risposto la squadra? La squadra ha risposto benissimo, come dicevo prima, nel senso che si è messa a completa disposizione mia. È normale che
ci vuole del tempo per poter cambiare determinate cose. Noi sappiamo che il tempo che abbiamo a disposizione è poco, quindi questa conoscenza la dobbiamo, tra me e la squadra, la dobbiamo accorciare. Cioè, loro devono cercare il prima possibile di capire quello che io voglio, però, ripeto, la disponibilità con la quale hanno lavorato mi fa ben sperare. Ho trovato un gruppo con grande predisposizione al lavoro, quindi questo va dato merito anche a chi mi ha preceduto, Dionigi. Quindi adesso insomma, sono curioso anch'io. Io sono, dopo questa settimana sono positivo, devo essere positivo. Adesso vediamo domani, ma sono convinto che da un punto di vista della prestazione noi domani, insomma, ci saremo, su questo sono convinto. Poi i risultati, che in questo momento è la cosa più importante, dipendono da tante cose, però la mia idea è che al risultato si arriva attraverso le prestazioni, e quindi io ho cercato di trasferire questa idea, e ho trovato grande disponibilità nel gruppo, un gruppo anche che soffriva la situazione che stava vivendo. Quindi questo è anche un sintomo di responsabilità. Io ho trovato una squadra responsabile, una squadra che ha capito che c'era un momento difficile, una squadra che si è messa a completa disposizione per uscire il prima possibile da questo momento difficile. Vittorio Giullo, buongiorno mister, benvenuto a Catanzaro. Grazie. Sì, no, prego, assolutamente, conosco quasi tutti, per Falcone l'ho avuto, ma la stragrande maggioranza, insomma, li ho incontrati da avversari, quindi conosco tutti, conosco le loro caratteristiche e le loro qualità. Grazie. Andrea Giuliamagno, presidente dello Sport e presidente del Sud. Mister, da quello che abbiamo visto, subito un cambio di assetto, soprattutto in difesa, che è stata la nota dolente, forse la più pesante difficoltà che ha avuto proprio in difesa, perché ha il terzo ultimo reparto del girone, ha spesso dimostrato di avere difficoltà in varie situazioni, non solo sui calci piazzati, ma anche sulle ripartenze, quello che abbiamo subito a terra, sono state solo l'ultimo caso di una lunga serie. Come pensa di intervenire, non solo dal punto di vista dello schieramento, ma anche da un punto di vista della tenuta difensiva di tutta la squadra, non solo delle tante? Ok, insomma, una cosa ci tengo a precisarla, perché penso che sia importante. A me non va di andare a dare responsabilità a chi mi ha preceduto. Io, anzi, ho grande rispetto nei confronti di chi mi ha preceduto, di Dionigi, che è un collega, e so cosa vuol dire essere esonerati, perché ci sono passato, ma chi sceglie di fare questo mestiere mette in preventivo questo, però so che è un momento, sì, è un momento difficile. E quindi da martedì questa è diventata la mia squadra e io sono il responsabile tecnico di questa squadra da martedì.
I numeri effettivamente, come hai detto bene tu, dicono che abbiamo preso qualche gol di troppo, ma io non penso che dipenda dai sistemi di gioco. Io penso che questa squadra può giocare a 4, può giocare a 3, non è il sistema che fa la solidità difensiva, ma è l'organizzazione di squadra e i principi. Quindi sicuramente cercheremo in tutti i modi di invertire questo trend negativo, ripeto, non volendo dare nessuna responsabilità a chi mi ha preceduto. Un'altra cosa, Letizia è rimasto fuori per 2 o 3 partite, progressivamente ha ripreso contatto con il gruppo, ha ripreso a lavorare. A che punto è, se può giocare dal primo minuto? Zanini come sta? Perché è rimasto riposo in via preparazionale. E poi, sempre in relazione a Zanini, con la sua qualifica di De Giorgi che deve scontare ancora altre 2 giornate, uno dei problemi è l'assenza di un terzino adesso vero e proprio, perché poi Zanini lì ci ha giocato, ma non gli è mai piaciuto tanto, quindi riesce a giocare più avanti. Centrale, insomma. Ti rispondo subito a questa, all'ultima. Secondo me Zanini è un terzino. Io ho parlato con lui ed è anche un terzino di prospettiva, io penso. Ho parlato con lui, lui è assolutamente contento di fare quel ruolo. Ho anche De Giorgi, che adesso è squalificato, quindi quello è un ruolo coperto. Diciamo che gli unici indisponibili sono Kunzi, Evan, che è infortunato e speriamo di recuperarlo il prima possibile, ed è Giorgi squalificato. Il resto, per la domanda che mi hai fatto di Toni, Letizia, tutti quelli convocati sono assolutamente abili, arruolati per poter giocare dal primo minuto. Adesso la squadra deve naturalmente essere maggiormente responsabilizzata, la scelta della società di resettare tutti in qualche modo, anche tra virgolette, tolto qualche alibi in chi naturalmente c'era. Quindi immagino che da questo punto di vista, ma me lo diceva già lei prima, insomma, ha trovato una squadra grandemente responsabilizzata e che quindi ci immaginiamo tutti debba dare anche una reazione, come posso dire, di nervi anche in queste ultime 9 partite. Quindi anche su questo credo che ne conterà. E poi se rispondo a questa, io alle reazioni di nervi credo fino a un certo punto, credo nel lavoro, credo nell'organizzazione, credo nella qualità, sicuramente una reazione ci può essere, dicevo prima, ci sarà, perché io insomma, da quello che ho visto sono molto molto ottimista, però poi bisogna, per puntare alle 9, bisogna puntare su altre cose, puntare sul lavoro, sull'organizzazione, fermo restando che il mio obiettivo in questo momento, per semplificare le cose a tutti, è preparare una partita alla volta, che sembra la classica frase detta, ma in questo caso per noi invece è proprio così. Noi abbiamo pensato questa settimana esclusivamente a preparare il Trapani. La prossima penseremo da lunedì a cosa fare. Senta, poi evidentemente una domanda sulla sua posizione personale. Naturalmente questa di Catanzaro, lo diceva anche questa, è una grande opportunità anche per lei. Viene dai primi 2 anni in cui ha fatto bene, però per motivi, insomma, che alcuni sappiamo, altri no, magari, insomma, non ha concluso le stagioni, quindi questa è per lei anche un'occasione di rilancio. E tra l'altro viene anche in qualche modo, come posso dire, gratificato da una fiducia importante, insomma, il fatto che sia stato fatto un contratto fino a giugno 2019, questo in qualche modo credo la responsabilizzi ancora di più e le dia una carica in più per far parte di questo progetto che Catanzaro. Assolutamente, quando parlavo di grossa responsabilità intendevo questo. La società mi ha voluto fortemente, mi ha dimostrato grande stima. Il direttore, lo giudice,
mi ha voluto fortemente. Io, essendo stato già con lui a Castellammare, so quanto lui tenga a questo incarico, perché lui sa cosa vuol dire indossare questa maglia, sa cosa vuol dire vincere con questa maglia, è il primo che può trasmettere un grande senso di appartenenza, che nel calcio è importante. E quando parlavo di responsabilità intendevo anche questa. So onestamente di essere in una società importante, dove in questo momento il mio pensiero però va solamente alla partita di domenica. Mister, appunto, guardiamo un po' alla partita di domenica, l'avversario che arriverà qui. In base a quelle che sono state un po' le difficoltà, il poco tempo a disposizione per lavorare dopo il terremoto che è accaduto, magari anche diciamo le condizioni non perfette di qualcuno, sono tutti disponibili, però magari qualcuno non è proprio al massimo della condizione, il livello mentale, quali potrebbero essere un po' le incognite, anche le difficoltà ovviamente dell'avversario, il livello dell'avversario per la partita di domani? Beh, come hai detto giustamente te, il livello dell'avversario è sicuramente un valore, perché Trapani, Lecce e Catania stanno facendo un campionato, insomma, straordinario. Noi abbiamo grandissimo rispetto del Trapani, come per mia indole avremo grandissimo rispetto per tutti, però come ho già detto ai ragazzi, poi noi siamo il Catanzaro, giochiamo a Catanzaro ed è giusto che pensiamo a fare quello che dobbiamo fare noi, è giusto che pensiamo a noi. L'incognita è quella che il tempo per poter lavorare sulle cose nostre, giustamente, è stato poco. Io ho chiesto poche cose ai ragazzi, però la settimana mi ha dato sensazioni positive e quindi affrontiamo domani questa partita con grande fiducia.